Inizio entusiasmante per le ragazze rosso-blu guidate da Mister Silvestro Pompei, che nella prima uscita stagionale in casa, nel campo di Petrella di Ripatranzone, vincono per ben 8-2 contro la Sangiustese. Ora le ragazze sono attese per la seconda difficilissima partita contro l'Ancona Respet nel campionato femminile di eccellenza marchigiano, sperando di riottenere i risultati degli anni precedenti in cui le San Benedettesi hanno dominato i campionati, riuscendo anche a raggiungere la Serie C. Siamo con Alessandra Ferretti, difensore centrale, che purtroppo oggi non ha giocato per un lungo infortunio da cui sta recuperando. Prima partita, prima vittoria. Come vedi questa squadra e questo campionato? Allora, la squadra ha giocato molto bene, nonostante i nuovi innesti, la squadra si trova molto bene nel gioco. Queste new entry, diciamo, si sono integrate bene alla squadra, sia nel campo che fuori. Questo campionato, secondo me, è molto interessante, ci sono moltissime squadre, diciamo che sarà molto più competitivo rispetto all'altro e speriamo di divertirci. Quest'anno ci sono 14 squadre, molte di più rispetto allo scorso anno. Diciamo che quelle favorite comunque rimangono sempre ecco, la Recanatese, l'Ancona, ma anche la San Benedettese. Sì, certo, anche l'anno scorso è stata una battaglia, ma diciamo che questo ci motiva molto a dare il 100% ognuna di noi e appunto, proprio perché è più combattuta, è molto, anche molto più divertente e molto più soddisfacente vincere.